Mi trovo in via Dante, quasi ad angolo con via Crispi, e voglio rappresentarvi questa situazione di scempio. Guardate qui, anni fa fu tagliato un albero, fu proprio tagliato il tronco perché le radici sollevavano la pavimentazione, i mattoni, e quindi ovviamente andava abbattuto l'albero. È passato oltre un anno e non ci si è degnati di fare nulla. Qui occorreva ovviamente e occorre ovviamente sradicare, quindi con un'escavatrice proprio sradicare il tronco e poi ovviamente livellare, no? il manto, livellare la superficie e poi ripavimentare. Nulla, nulla, nulla. L'altro giorno una signora incinta, davvero per miracolo, non è caduta. Immaginate i danni, i danni fisici che ci sarebbero stati per lei e per il nascituro. Guardate, qui c'è un dislivello, proprio guardate i mattoni sollevati, guardate, un dislivello di almeno 7-8 centimetri, e qui si cade maledettamente e facilmente. In un primo tempo furono messe le transenne, perché si fa così, poi le transenne si sono disperse e guardate un po', ora ne è rimasta una soltanto, ma tutto intorno l'aria è incustodita e le persone cadono. Allora abbiamo un'amministrazione comunale che non solo non è in grado di rimettere le transenne, ma dopo oltre un anno non è stata capace, non è capace neanche di eseguire i lavori di ripristino dell'area. La cosa poi ancora più grave è che i rischi sono appunto in misura direttamente proporzionale maggiori, perché ci troviamo di fronte, ci troviamo accanto ad una farmacia e quindi ovviamente l'area, l'angolo è molto frequentato per le persone che vanno ad acquistare farmaci e quant'altro, e quindi ovviamente i rischi sono maggiori, c'è una maggiore incidenza di cadute. Si consideri poi che in farmacia il gran numero degli utenti, la maggior parte degli utenti è rappresentato questo numero da anziani, e immaginate i rischi che corrono gli anziani. Un'amministrazione comunale assolutamente incapace, un'amministrazione comunale che non sa neanche assicurare l'ordinarissima gestione, l'ordinarissima manutenzione. Nulla, nulla e nulla. È trascorso oltre un anno. E allora, cari cittadini, se qualcuno di voi dovesse malauguratamente cadere e riportare danni, è giusto che citiate ai danni l'amministrazione comunale, è giusto, ma in questo caso la responsabilità sarà di tutta la macchina amministrativa e in primis del sindaco e dell'assessore ai lavori pubblici, perché nonostante le reiterate, le tantissime segnalazioni, il menefreghismo è stato assoluto. Guardate qui questi signori, se la povera donna fosse caduta e avesse perso il bambino, ne avrebbero dovuto rispondere. Grazie a Dio ciò non è accaduto, ma purtroppo i rischi sono tali e tanti che episodi del genere potrebbero verificarsi. E allora, quando dico che questa è un'amministrazione del nulla, è un'amministrazione di incapaci politico-amministrativi, ho ragione o no?